La terra del rimorso, forse il più importante lavoro etnografico di Ernesto De Martino, è il risultato di una ricerca condotta in Salento nell'estate del 1959. Dell'equipe di De Martino facevano parte il musicologo Diego Carpitella, il medico Guglielmo Kattner, uno psichiatra e una psicologa Giovanni Gervis e Letizia Gervis Comba, le antropologhe Annabella Rossi e Amalia Signorelli, Vittoria De Palma, assistente sociale, e il fotografo Franco Pinna. In quegli stessi anni, il tarantismo fu anche filmato da un giovane regista, Gianfranco Mingozzi. Ne nacque un documentario in qualche modo storico che mostra il fenomeno così come appariva all'epoca della ricerca di De Martino. L'estate, la stagione pesante dei greci, scivola come polvere, acceca l'acqua nei pozzi, la luce bianchissima stride negli occhi e la noia penetra nell'interno dell'uomo, matura verso l'irrazionale i suoi sentimenti, deforma gli istinti. I tarantati dicono di sentire la noia all'inizio del male, male che viene curato con le cadenze di una musica fortemente ritmata e continua e con la danza della piccola taranta, la tarantella. Gli strumenti musicali di cura sono violino, fisarmonica, tamburello. Il violinista fa il barbiere, il tamburellista è contadino, il suonatore di fisarmonica mette i morti sottoterra. Si fa ragno, diventa il ragno che è in lei. Il suo pensiero si muta in ritmo puro e nel movimento quasi meccanico sorgono figure di liberazione, travolte però ancora da ombre disperate. Nella terra del rimorso, nelle campagne e nei paesi del Salento, De Martino fu accolto sempre con fiducia dalle famiglie dei tarantati. Le reazioni negative si ebbero più tardi, quando l'inchiesta fu pubblicata e incominciarono ad apparire vari servizi fotografici sui rotocalchi. Maria Di Nardò, bracciante, sposata, senza figli. Aveva 29 anni quando De Martino svolse la sua ricerca nel Salento. Fu il caso più attentamente osservato dallo studioso, perché presentava nella forma più integra le varie componenti del tarantismo pugliese. Parlare oggi con i casi studiati da De Martino non è stato facile. Molti tarantati di allora sono morti, altri rifiutano di farsi intervistare o i figli lo vietano per loro. L'incontro con Maria Di Nardò, dopo molte resistenze, ha avuto luogo nell'ambulatorio del medico condotto. Oggi Maria ha 47 anni. Rimasta vedova, si è risposata con un pensionato. Senta, quando hai cominciato a lavorare lei? Quando era di 11 anni. Quando? In che occasione? Mi aveva detto che era morto suo padre? Quando era morto mio padre. Che lavori faceva? Andava a campagna a lavorare alla vigna, al tabacco. Per guadagnare qualche cosa, no? Faceva dei lavori diversi? Che cosa mangiavate allora durante la giornata? Che cosa faceva la giornata? Lavorava, no? Che cosa mangiavate quando si alzava la mattina? Che cosa mangiava? Che cosa mangiava? Sì. Quello che c'era. Cosa? Pane. Pane basta, no? E a mezzogiorno? A mezzogiorno qualche boccone di pasta.
E la sera quando tornate a casa? La sera, quello che c'era della mezzogiorno c'era la sera. Lei a scuola c'è stata? A scuola c'è stata? No. Allora non andavano a scuola le ragazze, le figlie dei contadini? Senta, quando è stata morta la tarantola? Quanti anni ci aveva? Quanti anni aveva? Quanti figli? Quando è stata mozzicata la tarantola? Quanti anni aveva? 17 anni era. E come è successo? Stavate lavorando? Casa stia, non stiamo con la campagna, a casa stia. E come è successo? Me lo può raccontare? Ma signora, chi si ricorda di tanto mentre muore? No, no, non mi ricordo. Non è un anno, è tanti anni. Di modo, non mi posso ricordare. Ma si è sentita male, un malessere anche? Male, stava nel letto coricata, no? E hanno chiamato la musica? Chi l'ha chiamato? Chi ha chiamato il suonatore? Chi l'ha chiamato? Sì. Il dottore? No, il suonatore. Il suonatore l'hanno chiamato i cristiani perché vedevano che io stavo sempre coricata, piano un mese che stavo coricata nel letto e allora hanno chiamato il suonatore, si sono accorti che era questo animale e mi hanno fatto ballare. Questo animale come l'ha fatto? Lei l'ha visto? No, io non ho visto niente. Non aveva un nome, non si è presentato. Senta, quanti anni sono che lei non balla più? Ma... Quanti anni sono che lei balla? Lei adesso sta bene? Non mi ricordo quanti anni... Ma è del 40. Che lei è stata male. Ma quanti anni sono che lei sta bene? Adesso sono 4 anni. 4 anni. E lei non balla più? Io semplicemente vado a San Paolo a salutare quando arriva il giorno suo e poi basta. Non vado più. E quando viene giugno, lei come si sente? Io mi sento male tanto, no? Non è che sto coricata, insomma mi sento male, poi quando arriva proprio il giorno indicato che devo andare a San Pietro Paolo, vado. Senta, e quante rispetto a quando a 40, quando lei fu, andò la prima volta la caratina, adesso ci sono meno tarantate? Come meno o come di più? Come meno o come di più? Come ci sono per dire di meno, no? Che per dire lo santo gli fa la grazia e come per dire ce ne sono di più che non la fa e allora loro vanno, no? Io mi posso ricordare quanto tarantate ci sono, quanto lutare tarantate ci sono, no, ci saccio. Il disagio di questo colloquio è reale, perché reale è il confronto a cui assistiamo. Il folklore della società dei consumi è sempre indolore, non crea disagio, non mette in crisi nessuno. È fatto per annullare i sensi di colpa. Il lavoro dell'etnologo, invece, si costruisce spesso su incontri come questo, decine e decine di incontri come questo. Vincendo il riserbo e l'ostilità degli intervistati, l'etnologo si sforza di documentare il passato, la storia, i modi di esistenza di una classe subalterna che in molti casi non ha ancora acquisito coscienza di sé e può non essere in grado di testimoniare di sé direttamente senza mediatori esterni. C'è violenza in questo rapporto, ma è una violenza necessaria, almeno fino a quando questi uomini e donne non diventino, come augurava De Martino, protagonisti della storia, cioè culturalmente e politicamente consapevoli. Io mi sento nervosa perché stavi facendo queste cose, perché queste cose non si facciano. Si ricorda lei quando... Dottore, però sempre per signoria, Sempre per signoria. No, io non c'era nuda qua, Senza questa violenza, senza l'opera di etnologi, documentaristi e fotografi, la nostra conoscenza della realtà del paese sarebbe parziale. E la stessa coscienza politica mancherebbe di essenziali termini di riferimento. Ma tanto era un'altra storia,
Era. Adesso sto in casa mia, perché con quelle gente con cinque stia una morta, quelle erano tutte infami per me. Per me sì, erano tutte infami. Pubblicando la sua ricerca sul pianto rituale, Ernesto De Martino ringraziava tutte le donne lucane che si erano piegate all'ingrata fatica di rinnovare davanti ad altri il cordoglio per i loro morti, strumenti esse di una scienza che non intendevano, ma per la quale tuttavia pagavano, senza saperlo, un umile tributo di dolore. Se al termine di questa indagine sulla morte, il mondo magico e il tarantismo nel sud abbiamo raccolto un'intervista come questa, è perché con le sue parole Maria Di Nardò non si presenta come oggetto o strumento di una scienza che non intende, ma come soggetto che reagisce e si ribella in prima persona, interlocutore che non viene a compromessi e riaccende con la sua indignazione molti quesiti che l'etnologia si è venuta ponendo negli ultimi decenni.